Con Simone Perico, difensore della Gian Erminio, quarto gol stagionale. Simone, questa vittoria te l'aspettavi, soprattutto arrivata nel finale, come è maturata così? Ma sì, sono stati bravi una volta andati in svantaggio su una palla inattiva, una cosa dove dobbiamo migliorare, a restare comunque uniti e nel secondo tempo a continuare a proporre gioco. E niente, è arrivato questo pareggio e poi la vittoria che ci gratificano per lo sforzo che abbiamo fatto. Ve l'aspettavate la loro chiusura poi? Ma sì, diciamo che vabbè, noi siamo sempre stati comunque propositivi in tutto l'arco della partita. Siamo stati un po' sfortunati, un po' per demeriti, siamo andati in svantaggio e di conseguenza poi abbiamo aumentato un po' anche la pressione noi, loro si sono abbassati un attimino. E è stato bello così fare due gol all'ultimo, è una soddisfazione enorme per Ecco, rispetto al girone d'andata state invertendo un po' la rotta, visto i risultati che avete ottenuto anche a Como e adesso con la Cremonese dove avevate perso, Sì, quindi sono pareggio una vittoria. due risultati importanti anche perché appunto venuti con due squadre d'alta classifica, quindi questo dimostra che comunque tutte le partite sono da giocare, non si parte mai sconfitti, però per vincere bisogna sudare sette camicie. Noi siamo riusciti a pareggiare a Como all'ultimo e oggi mi ha dato dimostrazione che comunque fino al 90esimo ci abbiamo creduto e secondo me ci siamo anche meritati questi 3 punti. Ecco, possiamo dire appunto che questi 3 punti sono un sigillo importante anche in ottica playoff. Sì, in ottica playoff sicuramente, anche perché, e poi soprattutto in ottica partite casalinghe, visto che venivamo da un periodo dove forse stavamo giocando anche abbastanza bene, ma siamo riusciti a raccogliere pochi punti, la vittoria mancava da tanto e è importante anche questo, anche il pubblico oggi ci ha aiutato. E diciamo, abbiamo guadagnato 3 punti che in ottica playoff, come hai detto te, sono importanti. Ecco, la prossima partita con la Pistoiese, dove in casa ricordiamo una delle più brutte prestazioni, sull'onda di questa vittoria pensate di far bene Sì, anche a Pistoia? noi prepareremo bene la settimana, sicuramente aiutati anche da questi ultimi due risultati positivi. Pistoia è comunque un campo difficile, io mi ricordo loro all'andata ci hanno dato parecchio filo da torcere, anche se la partita è finita poi 0-0. E sicuramente cercheremo di andare in campo per i 3 punti anche lì. Grazie. Grazie a voi.